primo, niente di poco di meno che Pier Camillo Falasca, il nostro uomo di strade. Strade. Strada. Volevo raccontare delle cose, però mi sembrava troppo una marchetta. Oltretutto, meno di 35 anni. No, li ho compiuti adesso, infatti sono anch'io fuori da. Però sei quello più giovane che te. Se includete anche, diciamo, il limite superiore della dentro. Molte grazie della possibilità di intervenire. Io ho aderito all'Alde come membro individuale 2 anni fa, poi non ho rinnovato la tessera, come si suol dire, ma per disattenzione lo scorso anno non ho avuto diritto al voto nella scelta dei coordinatori. Avrei votato, e lo sa Marco Marazza, non conoscevo Francesca Meccano, quindi non avevo avuto il piacere, e mi sono riscritto appena è stata convocata questa iniziativa, con un obiettivo ben preciso, quello di stare in mezzo a chi pensa come me che l'Europa abbia bisogno di una svolta politica per la sua integrazione, perché se noi pensiamo che l'integrazione europea, come abbiamo creduto e anche accademicamente abbiamo creduto negli anni 90, possa arrivare attraverso delle iniziative ottraie concesse dai governi nazionali, con i consigli europei, con delle fasi costituenti che partono dall'alto, bene, questa fase è assolutamente fallita, ma è fallita ontologicamente, perché una delle ragioni per cui si è sempre detto che un demos europeo non si poteva creare, non si era creato, era anche nell'assenza di una politica con le sue dinamiche di conflitto, con le sue dinamiche di consenso, di partecipazione, di alterità. È soltanto una politica vera, e dunque, una brutta parola, i partiti debbono diventare attori di questa iniziativa. Solo quella è la possibilità, insomma, che da oggi in poi l'Europa possa avere un futuro come spazio civile, civico, complessivo per 300 e forse 500 milioni di persone. Quindi mi sono iscritto all'ALDE come membro individuale. Considero questa riunione una riunione di persone che casualmente parlano la stessa lingua, ma non membri che hanno niente di diverso dagli altri membri francesi, spagnoli, inglesi, cechi, polacchi. Ci troviamo solo a parlare la stessa lingua, sperando peraltro che altri la possano imparare come noi impareremo, stiamo imparando l'inglese come lingua franca di comunicazione europea. Quindi la butto lì. Se qualcuno mi dovesse chiedere perché iscriversi all'ALDE come membro individuale, racconterei le iniziative di cui avete parlato voi, ma direi anche, per qualcuno che vuole sentire qualcosa di più concreto, che io vedo le elezioni europee del 2019 come l'obiettivo a cui qualcuno di ambizioso, sognatore, deve guardare, perché in quell'occasione vi sia una rappresentanza espressamente ALDE, liberal democratica, diceva Giovanni Susta, forse lo dice dopo, gli ho rubato il passaggio, come iniziativa collettiva. Le elezioni europee del 2019, guardate bene, sono delle elezioni che anche come tempistica possono essere favorevoli. Se le elezioni politiche saranno nel 2018, nel 2017, poco importa, se queste elezioni vedessero, come io presumo, nonostante le difficoltà, riconferma dell'attuale maggioranza, insomma della leadership renziana, bene, le elezioni del 2019 sono delle elezioni in cui il campo politico si riapre a differenza del 2014. Nel 2014 faceva campagna elettorale per scelta europea, finiva involontariamente a portare voti al Partito Democratico di Matteo Renzi, perché nello scontro che sembrava campale tra chi voleva stare nell'euro, chi voleva stare fuori dall'euro, chi voleva un certo modo di vivere europeo e chi non lo voleva, alla fine il voto utile è scattato. Io ho visto persone intorno a me e probabilmente nel 2019, esperienze che abbiamo vissuto in altre occasioni, nelle elezioni europee del 99, le elezioni europee del 2004, probabilmente invece si può sfuggire a questa logica della guerra campale e si potrà avere invece la possibilità di essere i più europei tra gli europei, i più europeisti tra gli europeisti, i più laici, liberali, innovatori, e avere una possibilità di un voto di opinione spinto.
Però, diceva giustamente Rinaldi, non dobbiamo pensare, illuderci, che Alde, membro individuale, sia il palliativo per l'assenza di un partito, perché se si presenterà un partito europeo, staremo a vedere, non lo determineremo solo noi, lo determineranno, diciamo, i tornanti della storia, e dobbiamo invece avere la capacità, la possibilità di immaginare anche in Italia delle azioni nazionali che parlano dell'elettorato che sia capace di vederci nei processi politici nazionali. E quindi io, come personalmente con Strade, con altre iniziative politiche più dirette che abbiamo fatto in passato, io non ho mai partecipato al PLI, al PRI, mi sono candidato per la prima volta alle elezioni politiche con Scelta Civica nel 2013 e vi posso parlare di iniziative che alcune persone di 25-30 anni già considerano storia e che e rispetto alle quali PLI e PRI è preistoria, quindi davvero guardiamo avanti in maniera positiva. Come dire, per essere nei processi, e qui vengo a concludere perché penso di essere verso la fine. Allora, io mi sento a casa e penso che questa sia una base di partenza importante per iniziative future, che non debbono limitarsi all'Alde membri individuali, ma debbono andare, a costruire spazi politici veri. Oggi, faccio un esempio, a Milano si è costituito un comitato Liberal Democratico per sostenere la campagna elettorale di Giuseppe Sala, sindaco di Milano. Non sono iscritti al Partito Democratico, sono persone che hanno detto: io voglio sostenere Mister Expo perché nella contesa milanese penso che possa essere un buon sindaco. Sono degli amici, probabilmente esprimeranno un candidato al Consiglio Comunale. Insomma, mi sembrano iniziative tutte positive, che a livello locale spero che a Roma nasca qualcosa di simile. A me sinceramente non dispiace la candidatura a sindaco di Roberto Giachetti, proprio in chiave laico, liberale, in chiave di coalizione. Rispetto all'attuale governo e alla riforma costituzionale, non sentite tante di cose, però io faccio una riflessione: io non considero questa riforma costituzionale la riforma dei nostri sogni, però tra fare l'utile idiota di Salvini e Grillo e stare dalla parte dei liberali non politici, ma che hanno dei riflessi liberali, che dicono che la semplificazione è meglio che la conservazione, secondo me no. Se Alde è membro individuale, voi siete qui, vi siete riuniti, guardate, io vi sono conosciuti e andate a casa. Se ragionassi come ragiona Albert Rivera, il leader dei Ciudadanos, io vi dico la verità, io mi schiererei per il sì a questa riforma costituzionale, perché io devo guardare non a chi è iscritto al Partito Liberale, ma devo guardare a chi è liberale come riflesso e vuole meno Stato, meno tasse, più libertà. E te non ti rendi conto dei rischi che corre il paese? Non te ne rendi conto? Allora non con Renzi, ma con chi viene dopo di lui. Allora l'invito che vi faccio è non schieriamo. Allora l'invito che vi faccio, e qui volevo arrivare, l'invito che vi faccio è non schieriamo Alde, membri individuali, al referendum. Non è una questione europea, è vero, ma quale l'Europa non è Renzi, è Orban, ma siamo in Italia, benedetto Dio, ma questa riforma costituzionale preclude ai liberali italiani. Bravo. Va bene, mettetelo in testa, questa è la premessa per cose. Ragazzi, mi sembrava strano che in una riunione di liberali non si fosse ancora arrivati a questa cosa qui.